A Chiaravalle due giornate dedicate a Dante Alighieri. Si sono conclusi oggi le due giornate dedicate a Dante Alighieri presso l'Istituto Enzo Ferrari di Chiaravalle. Ieri, con la presenza della Presidente del Comitato Dante Alighieri di Soverato, accompagnato dal suo vice Nicola Seminaroti. Oggi, presso l'Aula Magna dell'Enzo Ferrari, con la docente di Lingua e Cultura Inglese, componente del Consiglio Direttivo Comitato Dante Alighieri di Soverato, Virginia Gaudioso. Allora, già sono intervenuto ieri, ho avuto piacere di anticipare che oggi sarebbe stato proprio il giorno, proprio il 25 marzo, con la professoressa Chiarina Macchina che è qui con me questa iniziativa sulla Dante D. Stavolta è diretta agli studenti dell'Istituto Agrario e anche quelli dell'Istituto Tecnico. Abbiamo registrato un certo successo, diciamo, un grande successo forse, lo possiamo dire, l'iniziativa di ieri, e di questo ovviamente ringrazio l'attenzione degli studenti che c'è stata e ci sarà, ne sono convinto, anche oggi con un taglio diverso perché sono trattate tematiche diverse. E allo stesso tempo vorrei ringraziare i docenti che hanno partecipato attivamente alla celebrazione di questo evento. Ne ho una vicino che è proprio la professoressa Chiarina Macrina, e io a questo punto vorrei trasformarmi nell'intervistatore e fargli una domanda io. Se possiamo tirare un bilancio di questa iniziativa per come è andata ieri e oggi. Io a questo punto ringrazio il dirigente scolastico, il dottor Fabio Guarna, che ha promosso le due giornate, ha creduto nelle due giornate, invitando illustri relatori, anch'egli sostenitore della lingua italiana e sostenitore del culto di Dante. Per cui i ragazzi sono stati coinvolti anche i docenti e l'entusiasmo ancora oggi continua in questa ultima giornata. All'anno prossimo, all'altro Dante. Una scuola che cresce. Cresce e questo diventa un impegno. Io volevo sentire questo perché l'impegno del dirigente c'è e ci sarà sempre in questo senso. Però è importante che anche i docenti siano sensibili a questo e ho una garanzia con la professoressa Macchina, ma anche con tutto il corpo docente che partecipa. Oggi ci troviamo sempre a Chiaravalle, all'Istituto Ferrari, per concludere le due giornate della Dante Alighieri e del Dante D. Ieri naturalmente al liceo con il presidente Gerardo Pagan ed il vicepresidente Nicola Seminaroti, oggi io stasera Raffaella e la professoressa Gaudioso, Mara Gaudioso, entreremo con un diciamo, argomento molto importante, quello dell'introduzione alla Divina Commedia, alla valutazione dei vari peccati e alla presentazione del primo canto. Ma oltre questo, oltre a ringraziare tutti i docenti, il preside, il dirigente scolastico Guarna e la sua collaboratrice, io vorrei oggi parlare anche un pochino di questa associazione che è nata, la Società della Dante Alighieri è nata nel 2017 a Soverato come comitato della Dante Alighieri e che oggi prosegue con i suoi lavori. Anche durante il lockdown abbiamo portato avanti determinate iniziative ed oggi ritorniamo nelle scuole perché in questo periodo non è stato possibile accedere nelle scuole. Quindi pensiamo di trascorrere una bellissima giornata con gli studenti che saranno a nostra completa disposizione. E avremo modo di parlare di questa argomentazione del poeta più importante a livello mondiale, Dante Alighieri, e la sua diciamo, Divina Commedia, che si è diffusa senza social. Così, infatti, la Dante Alighieri ha 500 comitati in tutto il mondo, sparsi in tutto il mondo. E quindi questa, ci auguriamo di trascorrere una bella giornata. Allora sì, oggi parleremo dell'Inferno di Dante. Diciamo che Dante dobbiamo considerarlo nostro contemporaneo, perché le problematiche che troviamo nella Divina Commedia sono di una straordinaria attualità. E in particolar modo, l'Inferno ci mette di fronte alle varie tentazioni che ognuno di noi ha davanti ogni giorno, per cui bisogna attualizzare Dante e ognuno di noi dovrebbe porsi questa domanda: quand'è
che perdo la retta via e mi perdo per la selva oscura. Ognuno di noi deve combattere ogni giorno, no? Tra il bene ed il male. Per cui ritengo come docente che Dante debba essere rivalutato non solo perché è il più grande poeta letterario italiano, della letteratura italiana, ma perché dà dei messaggi che sono attuali e può aiutare tutti noi a vivere meglio e a fare soprattutto le scelte più giuste nella vita di ogni giorno.